Buon anno! Buon anno a tutti! Bentornati amici, siamo tornati. Bentornati amici di Rete 8, canale Channel 86 del digitale terrestre. Yes. Luca Bruno e il buon Toby Man sono tornati qui per la trasmissione Un neurone per due, la riabilitazione che continua. Quindicesima, ragazzi, sì, prima dell'anno. Intanto facciamo subito, diamo il buon anno presentando subito il primo ospite dell'anno nuovo, del 2022. Quindi, ragazzuoli, Simone Carro, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto bene, sei venuto qui a presentare. E niente, adesso presenteremo questo brano. Però lo presenteremo dopo. Perché adesso, prima cominciamo partiamo con la trasmissione, con la nostra... Tu sei qui con noi, rimani qui vicino a noi. Ti va di rimanere qui vicino a noi? Sì. Con gli amici? Certo. Ci va. Okay. Allora rimaniamo tutti quanti qui. Grazie. Prima di tutto, mandiamo subito un pezzone. Tu che sei, cioè, lui proprio mastica l'inglese, no? Last Gun Away. Quindi, scusami, che reparto ho scelto? Questo è il reparto free. Sì. Dimmi il nome dell'interprete e del pezzo. Questo. Dave Grohl, Smell Like Teen Spirits. Ha detto già tutto. Vai regia. Vai, ascoltiamolo. Poi dopo ti presento. Let up
ragazzi, qui siamo partiti. Apertura col botto. Siamo partiti col botto. Questo 2022. Gro, ragazzi. Tanta roba. Che persone. Abbiamo scelta giusta. È bellissimo. Va bene, comunque qui abbiamo sempre con noi Simone Carro, che tra un po' lo intervistiamo per PMS Studio, l'anno nuovo. Ma andiamo subito alla corsia degli sponsor. Corri. Vuole partire lei, maestro? Parti tu. Vabbè, allora facciamo un grandissimo saluto ai nostri sostenitori del garage del commercio. Eccoli. Il mitico punto di partenza della nostra musica nel mezzo. È vero. Poi chi abbiamo? Vabbè, garage del commercio, che oltretutto poi c'è il mister. Sì, c'è il nostro boss. Comunque salutiamo tutti i ragazzi, sempre gentilissimi. Sì, sempre tutti. Quando andiamo lì, sono sempre gentilissimi. L'ultima volta ci hanno anche viziato, ci hanno dato anche la birretta. Sì, vuoi una birretta, vuoi andare a fumare la sigarettina? Continua. Lui ti prende subito troppa confidenza. Abbiamo Restage, società leader per la compravendita e restyling di appartamenti, uffici e altri immobili. Allora, Restage, per informazioni andate a visitare il loro bellissimo sito www.restage.it. Salutiamo sempre gli amici Massimo Vitali, Gino degli Esposti, amministratori di Restage. Oh, sai che mi sembra? Gino degli Esposti. Degli Esposti. Che è importante, amministratori di Restage. Restage. Importantissimo. Restage. Poi che abbiamo? Car Wash City. Grandissimi. Saluto. Quando facevamo il Neuro, che ti volevamo far proprio morire, che siamo andati anche siamo lì andati da loro. Anche lì a fare una grandissimi. Loro hanno proprio una roba esagerata, ragazzi. Mega lavaggio. Di ogni, lavano qualsiasi cosa. Comunque grandi, loro veramente. Dove abbiamo girato, cioè, l'hanno anche scritto la puntata del Neuro in Progress, ragazzi. Ovviamente e poi, il nostro quarto. L'ultimo, okay. Caffè dei Congressi. Caffè dei Congressi, che è proprio il bar dov'è? Qua sotto. È qua sotto. Dove qua, c'è qua, il grande Giorgio e il mitico Dennis, che fanno aperitivi, pizzette, poi di anche tutto. Ristorazione. Anche ristorazione, sono bravissimi. Ogni tanto vado su Instagram e vado a vedere quello che fanno e mi viene la bavetta, veramente. No, Giorgio, grandissimo cuoco. Gran pizza, una me la sono portata anche a Natale. Anche a me mi ha dato la pasta. Va bene, vado alle ciance. Ciance. Amici sostenitori, un bacione, buon 2022. Siamo ripartiti, anche ancora un grande saluto a tutti gli amici di Rete 8, tutti gli sponsor, e aspetta, non possiamo cominciare senza salutare la nostra mitica Elisa Zuffi, la nostra regia! Ciao ragazzi! Allora, com'è andato questo 2020, com'è partito, diciamo? Com'è finito? Com'è finito? Come è finito? 2021, uno, 2022 ricomincia. Beh, tutto tranquillo, tutto a posto. Si va avanti, cominciamo alla grande. Positivi, ragazzi. No, positivi. Non devi dire. Pensavo, sai, di essere positivi. No, io no, io no, ragazzi. Tutti green passati, giusto? Sì, tutti siamo negativi green passati. Anche Simone, siamo a posto. Comunque, andiamo avanti. Ecco. Appunto, e ora è proprio il tuo turno, giusto? È il turno del mitico Simone Carro, ragazzi. Per la PMS Studio ogni settimana ci manda un artista, il mitico Raf Montanari, che salutiamo, che è anche il mio produttore. Ragazzi, perché anche io sto facendo un album, lo so, lui è esce il suo singolo, tra poco esce il singolo L'Uomo Nero, ormai un paio di settimane ci siamo, il 22 uscirà il singolo progetto Luca Bruno per PMS Studio. Ma adesso è il momento di Simone Carro, ospite di Raffa in arte, gran pezzo, io l'ho sentito, veramente bello. Tancor. Esatto. Simo, sei giovanissimo. Sì, esatto, sono ventello. 20 anni, esatto. 20 anni. Allora, senti, parlaci un po' di questo pezzo. Dammi anche il titolo, perché innanzitutto scrive in inglese, questa è una cosa fighissima, esatto. Proprio. Allora, il titolo si chiama Loser Mindset Chimera. Ok. E diciamo rappresenta un concetto particolare. La chimera è questo animale mitologico che è fatto da diverse parti, no? Certo. E quindi il titolo riassume un po' anche il significato della canzone, che è comunque le diverse difficoltà che si possono incontrare nell'adolescenza e come si superano, come si vengono affrontate nel periodo dell'adolescenza. Bello, poi te infatti sei giovanissimo, sì, ho sentito il pezzo, ragazzi, c'ha una grinta pazzesca, c'ha una voce spacca, dai ci sta. Grande Raff Montanari, grande. Beh, molte cose sempre particolari. E senti, dimmi una cosa, ma è il tuo primo singolo questo? Il mio primo singolo, sì, debutto.
primissimo singolo, primo però singolo. Stata in lavorazione, mi hai fatto sentire sì, anche esatto. Un sacco di altri pezzi. Esatto, aspetta sì, che ci fanno dei gesti. Aspetta un attimo, ecco, mettiti più questo. Allora, questo essendo un microfono direzionale, tu ti direzioni. Devo direzionare. E lui ti direziona, capito? Quindi si può parlare anche un po' più. Certo. Diciamo. Oh, adesso si sente. Senti che per l'accento romagnolo. Per gli amici così sento, un ragazzo giovane. Senti che per l'accento romagnolo vieni da Forlì. Forlì. Senti Simone, ma quindi per riassumere anche gli amici telespettatori, quindi sì. Praticamente questo è il primo singolo che sta producendo Raffaele per la PMS, che è la tua etichetta discografica, esatto. Però tu stai scrivendo tanti altri brani insieme sì, a Raffa, sì, giusto? Sì, ho un altro progetto che stiamo portando avanti, infatti, e niente, molto, molto carico, sempre molto bene. Pieno di novità. Ecco. Carichissimo lui. Bene, ho sentito prima di salire. Ci siamo beccati giù, subito ci siamo trovati in simpatia. Giù. Esatto, subito. E quindi... Mi ha trovato subito nel sample. Senti, allora vogliamo sentirlo? Regia, sì. Vogliamo sentirlo? Allora questo brano della PMS, vai. Dai tu il titolo e lancialo. Simone Carro, ragazzi. Loser Mindset Chimera, Tancor. Tancor. Mindset Chimera, ragazzi, per PMSU, che sto dicendo? Per PMS Studio, Raffa Montanari, grandissimo Simone Carro. Allora,
bello veramente, molto potente, devo dire, sì. Molto potente, anzi potentissimo, che direi, potenza. Che voce che hai. Io ragazzi sono venuto qua un attimino, sono andato nello studio quello più ufficiale, proprio vedi, per, proprio per promuovere Channel 86, Rete 8 per tutti i telespettatori, quindi un bacione a tutti, ancora buon anno. E lui è l'artista di PMS, Raffaele Montanari, che questa settimana vi stiamo proponendo. Tobi, vuoi fare una domanda al nostro amico? Sì, dici, a parte, ripeto, un brano che nasce da una batteria, da un giro di battera, sì, esatto. Una cosa particolare, come è nato? Allora, la parte strumentale, diciamo, mi è venuta abbastanza sciolta. E l'hai registrata di botta così? No, infatti il demo, ancora prima di iniziare con PMS Studio, è stato registrato da diversi miei amici, pezzo per pezzo, che ringrazio tutti, tra l'altro. E con questa cosa composta, ma tu hai già tutto in testa? Sì, cioè, tutto nel senso, immaginavo per come doveva essere. Bene, bene, bello, molto bravo, creativo, devo dire. Hai visto che robetta? Senti, Simone, bravo, allora ascolta un po', come siamo con i tempi, regia? Siamo ancora tranquilli? Siamo. Ok, allora ti posso dare ancora udienza. Ti volevo dire, senti Simone, allora parlaci invece del tuo futuro, del tuo prossimo futuro, quindi un secondo singolo. Il mio prossimo futuro. Questo è bellissimo comunque, c'è una bella potenza, ma quando c'è la... questo è un making, no? Sì. Un making off, cioè, però cioè, farete comunque la produzione finita di questo brano, giusto? Sì, potremmo fare anche la produzione finita, però adesso io almeno mi stavo più concentrando sull'altro brano da fare. Però sì, è ancora tutto. Vabbè, comunque sei ragazzo, sei giovanissimo, sì, hai 20 anni, sei a Roma, si dice un pischello quindi sì, noi siamo musicisti un po' più navigati, te sei proprio nel fiore, quindi secondo me scriverai, perché mi hai detto che poi vuoi fare anche gavetta, sei uno di quelli, insomma, non quelli che vogliono andare vecchio alla vecchia. Non quei tipici quei tipici ragazzi che vogliono andare a suonare magari solo nei talent, magari, no? Sì, esatto. Magari vuoi fare una bella gavetta seria, come si deve, e portare avanti la tua musica, giusto? Giusto, Tobi? Bene, giusto. Giusto? Sì, stiamo dicendo bene? Oh. Proprio delle belle cose. Quindi Simone, noi adesso ti salutiamo. Mi sento un po' strano da quest'altra postazione, perché mi hanno preso al volo, mi hanno portato via, adesso mi alzo e ritorno nella mia. Perché, mi prendo anche la scala, guarda, facciamo proprio per l'anno nuovo. Non si poteva... Oh. Vedi, adesso è andato Tobi. Oh, mi sento. Vedi, guarda, allora. Ciao, amici. Sono invertiti i ruoli. No, oh. Facciamo queste cose. Sì, Simone, sì. Vedi, tu così sembri ancora più alto. Va bene. Un grosso saluto, Simo. Speriamo, insomma, che il tuo progetto. Di ascoltarlo più presto. Hai portato fortuna qui a Rete 8, un errore per due. E un saluto a Raf Montanari, che ogni settimana ci manda un suo artista. Anche io sono un suo artista, quindi un bacione, Raffa. Un saluto a Simone Carro, grandissimo, detto anche Tank Core. Che è il tuo nome artistico, giusto? Tank Core, ragazzi. Tank Core. Spettacolo. Andatelo a cercare nei vari canali. Andatelo a cercare su tutti. Lo troverete. Certo. Su Instagram, Simone Carro, _. Perfetto. Okay. E da lì poi avete accesso al mio brano, alla mia discografia. Benissimo. Perfetto. Ancora grazie, dai. Ancora grazie. Adesso ragazzi andiamo praticamente a parlare del reparto cult. Sì, vai. Reparto cult, no? Sì, cult. O dico male? Cult. Cult o cult? A me piace cult. Cult, anche a me. Qua è più corretto. Una robetta seria adesso ragazzi. Reparto cult, il personaggio. Rubrica tratta dall'omonimo format di Elena e Francesco Romano, prodotto da FR Live. Questa settimana torna cult, dedicata alla memoria dei talenti della musica. La seconda parte dell'intervista di Elena Romano al notaio Giorgio Forni, che ci ha letteralmente affascinati con la sua incredibile cultura, curiosità e generosità nel condividere con noi il suo archivio dei ricordi, e che oggi ci parlerà, fra le altre, della sua amicizia con il mitico Paolo Conte. Ragazzi, grandissimo Paolo Conte, al quale facciamo tanti auguri per il suo 85esimo compleanno. Anche dal neurone per due arrivano gli auguri per lui. E quindi io direi, cara regia, ce lo vediamo. Ce lo vediamo, Tobi. Sì. E vediamocelo. Anche Simone lo dice, reparto cult, ragazzi. Vai. Il personaggio della settimana.
Forni, notaio, appassionato, curioso. Personaggi che l'hanno in qualche modo colpita di più? Beh, di musica forse la persona che più mi ha colpito è stato Claudio Abbado. Tanto abbiamo avuto un'amicizia profonda con lui. E poi perché era un uomo veramente straordinario. Nella sua stranezza, anche bizzarria. Però un visionario straordinario, che aveva delle progettualità incredibili, un uomo che mi ha arricchito molto. Stavo sempre contrario ai limiti, ai confini, alle barriere. Più si conosce le varie culture delle varie religioni e più si capisce. Maestro Gotti, Tito Gotti, è un direttore d'orchestra, musicologo, con cui ho condiviso per tanti, tanti anni le feste musicali, che sono state una manifestazione molto importante per Bologna. Prima gestita dal Teatro Comunale, poi un'associazione di cui ero presidente, con Gotti come direttore artistico. La summa, secondo me, di tutto ciò che si può dire o fare di cultura, di filosofia, di storia dell'arte, di musica in primis, e con un approccio ironico. Non diceva mai Beethoven è il più grande, ma cioè, Beethoven c'è perché chi c'era prima di lui, da che ha imparato, mi ha fatto capire come accostarsi all'arte, ma non solo alla musica, e da lui ho imparato tantissimo. Adesso ha 94 anni, è ancora un fiore, una persona lucidissima, intelligentissima, ha fatto dei progetti veramente, secondo me, assoluti, epocali, e non ha avuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Mario Messini è un grandissimo musicologo, che era direttore artistico del Bologna Festival, di cui sono vicepresidente, un altro come Tito Gotti, cioè un genio della visionarietà musicale. Paolo Conte. Paolo Conte, che secondo me oggi è il più grande, lo dico sinceramente, più grande come musicista, come paroliere, è il più grande, l'unico vero grande chansonnier italiano. It's wonderful, it's wonderful. Un uomo fantastico. Io la prima sede notarile l'ho avuta a Asti, in Piemonte. Non trovavo l'ufficio. Allora andate al presidente del consiglio notarile di Asti, un vecchio notaio Conte, che disse: ma vieni in ufficio da me, ho due nipoti, Giorgio e Paolo, che fanno gli avvocati, stai qui con noi. E così andai allo studio Conte. Ho fatto amicizia con questi due e con Paolo, andavamo a pranzo tutti i giorni, ma non sapevo fosse quel Paolo Conte, che allora era famoso per aver scritto delle canzoni, cioè aveva scritto Azzurro, Genova per noi, Una giornata al mare, ma nessuno sapeva che fosse anche cantante perché non cantava. E io non sapevo fosse lui. Poi a Bologna sono andato a un concerto di Paolo Conte, era la prima volta che appariva come cantante, e l'ho visto e dico: ma come sei tu? Ma sì, sono qua, sono io lo sapevo. L'uomo più adorabile che uno possa immaginare, intelligente, incantato, ironico, leggero. La cultura è un'ironia. Lui è un altro che ama tutte le musiche di tutti i tipi, dal jazz, la musica latinoamericana, la musica popolare, li mescola con intelligenza e con gusto. Non fa mai pesare il fatto di aver letto tanto o tanta poesia o tanta letteratura. Perché? Perché la butta dentro le sue canzoni con leggerezza, con ironia, con charme. Suonava il vibrafono e faceva le jam session, si divertiva a venire a Bologna a suonare, a fare delle jam session con i jazzisti bolognesi, che senza grande, che nessuno lo sapesse. Per il momento... Stop.
Paolo Conte, ragazzi, Paolo Conte spaziale, sono rimasto così. Un grande, sono rimasto un veramente così. E al quale facciamo oltretutto tanti auguri per il suo 85esimo compleanno, sì, 85 anni veramente di cultura musicale. Cultura musicale, sì. Se ne fossero. Vero, vero, vero. Io lo adoro. Siamo fieri. Sentite, allora intanto abbiamo salutato Simone Carro che non c'è più, ragazzi. È sparito. Simone, ma ci sei ancora? Ci sono ancora, sì, sono ancora qua tra di voi. Come, scusate, ragazzi, io ho fatto un saluto come se se ne fosse dovesse proprio. E invece è tornato ancora qui. Esatto. Simone, allora rimane ancora un po' piacere, piacere. Tu mi dicevi anche giù, no? Sì. A te piace comunque il rap, però sento che comunque hai delle tendenze molto rock. Molto rock. Sì, sì, assolutamente. Anche come voce, come botta, come passione, insomma. Sì, sì, mi sei piaciuto molto, anche come interpretazione. Che cosa ne pensi invece, tipo, di questi grandi cantautori? Ah, chiaramente sono leggendari, sì, hanno fatto la storia e è impossibile che non siano di ispirazione. Quindi voi ragazzi diciamo di 20 anni vi ispirate, sì, anche un po' a questi personaggi, oppure proprio io sono rap, mi ispiro solamente a quello che è magari il vostro mondo, invece no. Allora, ma secondo me deriva tutto da quei grandi generi, dalle origini, quindi anche ascoltando magari cose nuove, cose che magari sono uscite da poco, c'è sempre l'influenza dei grandi. Ma è bello perché comunque a 20 anni una bella cultura così varia vuol dire conoscere, cercare dalla storia della musica. Sì, assolutamente. No, molto, molto, molto bello. No, è importante anche perché Salmo, che già è più generazione, diciamo, mia, però dice molto, che ascolta di tutto per comunque creare poi i suoi testi, le sue fusioni. Sì, sì. Quindi vedi, ecco, un ragazzo di 20 anni che prometti bene, Simone. Ma allora, ragazzi, grazie. Intanto torniamo a noi. Noi siamo un neurone per due. Sì. La nostra trasmissione sempre mezzo per uno. Ma la pasticca non ce l'ha data. Ci hanno inoculato. È vero. Oggi infatti mi sento un po' più strano. Sento che non sono come al solito. Che dose siamo? No, ma a parte la dose, proprio oggi non abbiamo preso la pasticca. No, ci hanno inoculato. Ah, tu lo sapevi, non me l'hai detto però. Beh, te non hai sentito niente. Io niente. Io sai che la parte più dolorosa è. Devo dire che la nostra dottoressa è sempre la sua. Ha una manina. E poi ci manca l'infermiera. Facciamo un saluto alla mitica Bianca. Bianca che torna a farci l'infermiera. Sei stata anche quando io sono stato male. Mi hai sempre fatto l'infermiera, anche l'infermiera privata. E mo non ci sei più in trasmissione. Bianca, aspettiamo. Vero Eli che ce la fai tornare? Certo. Col camice che è di Bianca, camice bianco di Bianca che ci porta le pasticche, tante buone pasticche ogni settimana. Sì, è vero. No? Varie. Hai visto com'è tornato lui? Bello paffuto, ha mangiato a Natale. Vabbè, chi non l'ha mangiato, ragazzi? Oh. Mamma mia, delle bombardate. Comunque, adesso me la gioco. Cioè, volevo dire che a brevissimo esce il mio singolo, ragazzi. L'uomo nero. Bruno Project. Con Arachita. Ci sarà lo special Ares Signorello, e veramente non perché l'ho scritto io, però è un bel pezzo. Persone della Madonna, io lo speriamo vada bene, incrociamo le dita. Dai, bacione a tutti, imminente, ormai. Andatelo a vedere, è imminente, tra poco esce il 22 gennaio per BMS Studio. Vedi, BMS Studio, boom, ho distrutto qualcosa. Di Raffa Montanari, che ringraziamo sempre, stiamo lavorando, andando verso un album, si spera, se questo benedetto Covid ci lascia tranquilli per un po', quindi noi speriamo che vada tutto bene, vero, giusto? Abbiamo ancora un paio di minuti? Tu invece come sei stato? Come sei partito? Cosa vuoi dire ai nostri telespettatori? Bene, diciamo che sono passate queste vacanze, sono passate, siamo adesso in una situazione un po' di stallo. Sei un po' stallo? No, siamo in stallo un po' tutti, però speriamo bene. Però siamo ottimisti. Entriamo in discorsi particolari, cerchiamo di andare avanti. Cerchiamo di andare avanti. Tu hai il potere di insabbiarti nelle sabbie mobili. Cioè, sì, riesco sempre. Metti la tua testa dentro la sabbia mobile, uno ti dice: tieni, ti tento la mano, vieni. Ma tu voglio andare giù. Sei così, capito? Sei sato masochista. Sato? Sì, ti sato masochista. Cioè, sato che? Sei un sato, un sato maso. Vabbè, rinnoviamo i canali Facebook. Ragazzi, vai.
dillo. Neuro in Progress ricomincia la prossima settimana. Tutti mercoledì alle 5 è tornato all'orario originale. Perché alle 17. Alle 6 era un orario che avevo proposto io, ma non è andato bene. Allora, ci hanno reinventato. Ci hanno ripassato alle 5. Alle 5. Alle 5. Conferma. Ma perché io ce l'ho questo coso? Perché se l'hai scollato, bisogna portare la colla. Ogni volta faccio sta cosa. Va bene. No, hai distrutto una delle prime puntate. No, tu ti stai ricordando, vedi che il neurone per due, tu stai ricordando. Quando eravamo in radio? Quando eravamo in radio io distruggevo lo studio, adesso non lo sto più. Non si poteva vedere. Non si poteva vedere. Adesso che si può vedere lo distruggo meno. È vero. Comunque, è arrivato il momento piano piano, ragazzi, di salutarvi, Questo è il nuovo anno, speriamo bene, un augurio a tutti. Da parte di Luca Bruno e Toby Man, noi andiamo in onda tutte le settimane, dalle 16.45 subito dopo Your Song fino alle 17.20. Un saluto speciale, quindi ci vediamo la prossima settimana, Channel 86 del Digitale Terrestre, Tele Rimini, Rete 8, ragazzi, e anche poi, in streaming potete andare, vero. Scrivete Rete 8, streaming, canale 86, anche Titolo TV, titolo ragazzi, TV che ci trasmette, anche Titolo TV, grande, assolutamente. Titolo TV. Adesso facciamo un salutone al mitico Simone Caro che è ancora qui con noi, abbiamo fatto la gag, bellissimo il singolo, PMS Studio, e noi ci vediamo settimana prossima, un salutone alla mitica Elisa, la nostra regista che la prossima settimana tornerà col camice e ci porterà tante buone pasticche nuove. E viva la musica, vedi? Ecco. Viva la musica, è andato così. Allontanati un po', scusa. Ecco, forse un po' qui, perché stando così. Oh. Viva la musica, cari amici telespettatori, ci vediamo la prossima settimana con un neurone per due, la riabilitazione. Ciao a tutti. Ah, ciao ragazzi.